Il 19 gennaio scorso, qualche giorno fa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quale va tutto il nostro ringraziamento personale e il vostro saluto e la mia ammirazione assoluta, ha nominato senatrice a vita una di quei 22 sopravvissuti alla Shoah, di quel treno lì. L'ha nominata per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale e io vado ad accogliere la senatrice Liliana Segre. Benvenuta. Eccola qui. Dillo che ho 87 anni. 87 anni, ha detto dillo che ho 87 anni. Le vecchiette vanno presentate. Si accomodi. Adesso insomma, è difficile iniziare, ma ci siamo detti tante cose in questi 2 giorni. Tante cose. Non è neanche facile immaginare che cosa questa nomina significhi per lei. Ma devo dire che io non ero minimamente preparata, ma neanche lontanamente, nessuno mi aveva preparato dicendo forse lei, signora, avrà una medaglia, un attestato. E quindi una telefonata del Presidente della Repubblica Sorprendente. lascia così sbalorditi e io ero in un negozio, Ah, non era a casa. no, io ero in un negozio quando mi ha telefonato una persona molto carina, addetta al cerimoniale del Quirinale e mi ha detto la chiamerà il Presidente della Repubblica. Io ho questo negozio, ho detto scusi a quei signori lì che vendono delle cose, ho detto scusate, mi date una sedia e mi siedo perché io sono un po' anziana, già un colpo così. La chiamerà il Presidente della Repubblica. Lei oggi è a casa e io sì, sarò a casa. E infatti a una certa ora il presidente, con una semplicità, perché è un uomo straordinario, è un uomo timido, è un uomo vero, è un uomo che non si dà nessun'aria, mi ha detto: signora, ho firmato un decreto e l'ho nominata senatrice a vita. Io ho detto: ma grazie infinite, solo che un minimo di preparazione l'avrei gradita. Poi non potevo criticare io il presidente direttamente col presidente e dirgli no, così non si fa. Anche se io sono un po' noiosa e sono di quelle che puntualizzano, ma mi sono trattenuta. E devo Adesso dire, però lo saprà. sì, adesso Sì, lo saprà adesso lo anche saprà. perché poi l'ho incontrato a Roma l'altro giorno e devo dire che mi ha detto una cosa che oggi voglio dire qui perché con Fazio mi sento capita, mi sento in famiglia. Mi ha detto una cosa al presidente, non da presidente a una vecchia signora sconosciuta, ma come uno di famiglia che trova la frase giusta al momento giusto. Mi ha detto: quando ho deciso di farla senatrice a vita e ho firmato, ho pensato a suo papà. E ha mostrato in quel momento di aver letto quello che io tante volte ho scritto o detto, ricordando sempre con tenerezza estrema la figura di questo mio meraviglioso papà e la sua sofferenza. Ecco, lo vede, mio papà era bellissimo, era un uomo stupendo, molto sensibile, che aveva solo me, era anche rimasto vedovo a 31 anni e si era dedicato completamente a me. L'idea che io fossi nella situazione in cui ci siamo trovati io e lui,
l'aveva talmente distrutto, l'aveva talmente fatto sentire un disperato padre di un'adorata figlia, e il presidente ha mostrato che in quel momento in cui mi davano un'onorificenza così importante, lui ha pensato a quello da padre, come anche lui è. Qualche anno fa è uscito, scritto con Enrico Mentana, che saluto, La memoria rende liberi, la sua storia che ha raccontato Enrico, edito da Burr per l'appunto. Va detto al pubblico che non avesse nozione di quella storia, che la signora Segre appunto era orfana di mamma, lei perse la mamma che era piccolissima, aveva neanche avevo pochi mesi, sì. Quindi non ha alcun ricordo. Questo papà ha fatto da padre, non rinunciando alla dolcezza di una madre, doveva essere un padre speciale. Una degli aspetti più tragici che si colgono in questa tragedia che l'ha riguardata, intendo la deportazione, è la disperazione inesprimibile, ma proprio inesprimibile. Non esistono parole coniate per esprimere la disperazione di un padre, in questo caso, che si rende conto di quale sarà il destino della propria figlia e non può far nulla per impedirlo. Non c'è nulla di più tragico, nulla non di poteva più. Far nulla più, perché quando ci siamo trovati su quel treno che portava ad Auschwitz era tutto perduto. Io, quando poi nella vita di questi ultimi 30 anni mi sono dedicata a fare il mio dovere di testimone anche a nome di tutti quelli che non sono tornati, ai quali fra l'altro io ho dedicato questa nomina, beh, come si fa a essere in un treno piombato, partito per ignota destinazione, che sicuro arrivava in orario come erano i treni allora, e come si fa a pensare che sei su quel treno, in un vagone merci, in un vagone con altri disperati come te, e sai che all'arrivo, cioè non sai ancora, ma dove puoi andare in un treno che va parte per ignota destinazione, non certo in un luogo ameno. Ma non si può immaginare che cosa fosse quel viaggio che io racconto sempre e che cosa fosse la disperazione di quei viaggiatori. Era questo viaggio verso il nulla di cui si parla poco, pochi sono tornati a raccontare, poi ci sono talmente tante cose da dire sulla deportazione, sulla deportazione con quel finale di Auschwitz, che il discorso del treno a volte viene messo da parte, ma è molto importante. Infatti nella mia città, Milano, molte persone credono che il binario 21 da cui siamo partiti fosse il binario 21, quello sopra. Ah, dice, sì, da dove sei partita? Il binario 21, quello lì che è tra il 22. Ma no, binario 21 vergognoso nel sotterraneo, non lì il binario 21 che dice sta per partire il treno per. Binari nascosti, binari che erano adibiti alla posta, al bestiame, alle merci, e che venivano elevati. Qui c'è una fotografia molto importante, perché noi che siamo stati piombati dentro quei vagoni non abbiamo capito, io l'ho saputo molto dopo, che man mano i vagoni venivano portati su con questo elevatore che fino a pochi anni fa era ancora in funzione, e nel segreto venivano agganciati a questo treno che andava verso il nord. Tutto questo da un giorno all'altro? No, non da un giorno all'altro. La preparazione della deportazione comincia anni prima, con le leggi razziali. Ma per quello che vi riguarda, voi, lei, suo padre, la sua famiglia, quando avete avuto, diciamo, la consapevolezza
Ma noi avevamo già subito l'arresto, eravamo già stati in fuga, così, fuggiaschi clandestini sulla montagna. Per cercare di andare in Svizzera. Per cercare di andare in Svizzera, quando siamo stati respinti, una volta entrati in Svizzera. Pensate che la guardia svizzera al confine disse a suo padre che non credeva che fossero ebrei, ma che era un renitente alla leva. E lo ha rispedito indietro, condannandolo di fatto a morte. Il signor Segre, che a quel punto non ha potuto che tornare indietro ed è stato arrestato. Siamo stati portati fino alla rete che divide tuttora i due stati, non certo al passaggio ufficiale con la dogana, certo, ma là sulla montagna, con le guardie svizzere armate che oltretutto sogghignavano come una storia. E al di là subito abbiamo trovato i finanzieri italiani in camicia nera che con la caserma tedesca subito sopra ci hanno consegnato i tedeschi. Quanti anni aveva lei, signora? Io avevo 13, li avevo appena compiuti. Ero una ragazzina abbastanza consapevole di quello che stava succedendo. Ecco, ero io, eccola questa lì, povera ragazzina molto sciocca, molto semplice, molto abituata in una famiglia che l'amava, che la proteggeva, e avevo vissuto quell'espatrio quasi come un'avventura, una cosa che capitava a me, clandestina, sulle montagne, ma poi già la prima sera eravamo nella camera di sicurezza, arrestati per la colpa di essere nati. A proposito della colpa di essere nati, c'è una frase che suo padre... Guardate, bisogna pensarla, è difficile persino pronunciarla per me, ma un padre che disperato quando in carcere ha la consapevolezza di quello che sta per succedere dice alla figlia: ti chiedo scusa per averti messo al mondo. Eh sì. Una frase che è impronunciabile. Impronunciabile, e io ho avuto la fortuna nella disgrazia di viverlo da figlia. Quando la signora Segre dice quel che ha detto del presidente Mattarella, intende, credo, proprio questo, cioè il presidente Mattarella con le sue parole ha voluto risarcire, non è possibile, ma insomma ha voluto forse farle una carezza rispetto proprio a quel momento lì, ecco, a lei e a suo padre. Io però rispondevo: io sono contenta di essere qui con te. Era una comunione di spiriti eccezionale. Lei vide suo padre per l'ultima volta all'arrivo ad Auschwitz? E il viaggio durava una settimana. Settimana in un vagone piombato? Sì, con altri disgraziati. E quando arrivammo ad Auschwitz, io mi ricordo che il treno prima si fermò e da quei finestrini dei carri bestiame, quei finestrini piccoli schermati perché era inverno, noi vedemmo, io me lo ricordo perfettamente, un orologio, un grande orologio che era sulla facciata, diciamo così, della stazione ferroviaria vera, ufficiale, di Auschwitz. Era un orologio imponente e poi il treno proseguì perché c'era una stazione artificiale che non era quella ferroviaria della città di Oswiecim, ma era una stazione preparata per tutti i treni che arrivavano già da un po' e avrebbero continuato ancora per molto, arrivavano da tutta l'Europa occupata dai nazisti, ed era impressionante questa stazione di arrivo artificiale, un enorme spiazzo pieno di neve con i binari morti e dei treni in cui evidentemente nessun ferroviere, nessun macchinista, nessun capostazione si è chiesto, perché sappiamo che non si è chiesto, come mai questi treni arrivassero pieni e tornassero vuoti? Cioè non c'erano i viaggiatori di ritorno, non ci sono stati.
Lì venivamo sbattuti con una violenza inaudita giù da questi vagoni e io, i primi anni che facevo la testimone nelle scuole, era circa 30 anni fa, non ero vecchia come sono adesso, quindi il fatto dei vecchi con le gambe anchilosate dentro il vagone per una settimana non l'avevo presente così tanto. Poi anno dopo anno ho cominciato a pensare che avevano deportato dalla casa di riposo di Venezia, per esempio, appena occupata Venezia, tutti gli ospiti della casa di riposo, fra cui una signora di 98 anni, che doveva essere una grande nemica del Reich tedesco, perché 98 anni, l'hanno portata fin là per ucciderla, e la deportazione dei vecchi, non ne parliamo, quella dei bambini è molto più tragica naturalmente, ma il vecchio con le sue limitazioni, con le difficoltà della vita stessa, trovarsi 8 giorni, una settimana dentro quel vagone, già alla discesa, venivano buttati giù dalla carrozza bestiame, per poi essere uccisi lì, subito, andare al gas. E lì, su quella spianata, venivano divisi gli uomini dalle donne, c'era una grandissima confusione, c'erano i fischi, i latrati, i comandi in tedesco. Era uno di quei momenti in cui tu esci da te stesso, dalla tua testa, dalle tue gambe, dalla tua pancia, dal tuo cuore, e dici: ma sono io? Sono proprio io che sono qui. Cioè, sono quegli incubi che di solito uno li ha di notte, quando ha mangiato tanto, può dormire e sogna di appartenere a un mondo fantastico. Invece era vero. Mandiamo la pubblicità e continuiamo. La Segre, senatrice Segre. Prima di continuare la nostra conversazione le voglio fare una piccola sorpresa, perché abbiamo chiesto al senatore Renzo Piano di porgerle... È mio collega. Al suo collega Renzo Piano, che saluto e ringrazio tantissimo, di porgerle i suoi saluti, e ci ha mandato molto volentieri queste parole per lei. Prego. Evviva! Benvenuta Liliana Segre nel piccolo gruppo dei senatori a vita. Le ho parlato l'altro giorno, mi ha detto parole ferme, straordinarie, anche umili. E poi mi ha aggiunto: io potrò dare solo gocce, ma le gocce sono straordinarie, le gocce fanno miracoli, specialmente le sue, perché le sue sono gocce che parleranno di guerra, degli orrori della guerra, quindi saranno gocce per costruire la pace. E la pace è come una città che è da costruire pietra su pietra, così come le coscienze si costruiscono goccia per goccia. Le gocce parlano alla coscienza, quindi che i giovani escono dall'indifferenza, questo è molto importante. Carino. Posso dire cosa mi ha detto nella telefonata? Prego. Questo grande architetto Renzo Piano mi ha telefonato subito dopo questa nomina e mi ha detto: signora, io ho Palazzo Giustiniani, ho la camera, e mi ha detto il numero. Lei quando viene, se ha bisogno di qualche cosa, bussi. È stato molto carino, no? Perché Renzo Piano. E queste sono invece le parole che le ha rivolto l'altro suo collega, il senatore Carlo Rubbia, che abbiamo interpellato, e anche lui con enorme disponibilità immediatamente le ha rivolto queste parole. Prego. Vorrei anzitutto ringraziare il Presidente della Repubblica per la sua ottima scelta di fare... Liliana Segre come senatore vita della Repubblica Italiana. Di pochi anni più giovane di lei, ho vissuto personalmente tutti i grandi eventi di questa immensa tragedia. Esprimo quindi a Liliana il mio più grande onore di riceverla e il piacere di rivederla all'interno del Senato della Repubblica Italiana. Davvero sorprese state facendo. Questo libro che ho mostrato prima, scritto con Enrico Mentana, i proventi sono devoluti interamente a chi?
a quel frate bravissimo che è alla stazione centrale dà da mangiare a tutti, anche se andiamo noi due ci dà da mangiare senza chiedere niente. Io ho una grande ammirazione per chi fa mangiare chi ha fame, perché l'ho provata, so cosa vuol dire. Bene, motivo in più per leggere questo libro. Spero che lei vorrà tornare a trovarci ogni tanto e continuare queste conversazioni che trovo fondamentali. È impressionante anche il ritorno, non solo il viaggio di ritorno dalla marcia della morte sino all'arrivo in Italia, ma anche la solitudine in qualche modo che lei ha provato al rientro. Da una parte la gioia di ritrovare qualche suo familiare, ma dall'altra anche l'incomprensione e poi l'indifferenza. Devo dire che io avevo lottato con tutta me stessa per farcela, per resistere, per non cadere. Dico sempre ai ragazzi, siate forti, una gamba davanti all'altra, la marcia della vita è importante, senza appoggiarsi a nessuno. E io 13 anni avevo provato a farcela con tutte le mie forze, ma il ritorno fu una delusione terribile. Io in quei primi mesi, tornata a Milano, ho trovato dei parenti, buone persone che mi volevano bene, alle quali anch'io volevo bene, ma c'era un mondo così diverso da quello che io avevo sognato. Non avevo più la mia casa, non avevo più la mia camera, non avevo più quei visi intorno a me. E non aveva più il papà, naturalmente. Mio papà e i miei nonni paterni. I nonni paterni. Il nonno fu deportato malato terminale del morbo di Parkinson, tremava in tutto il corpo, non era autosufficiente già da tempo. Ed è stato picchiato all'arrivo ad Auschwitz, altri testimoni me l'hanno detto, perché non stava fermo, visto che tremava in tutto il corpo. E non avendo più trovato niente di quello che avevo lasciato, furono mesi, furono anni molto difficili. Ero vecchia, anche se avevo 15 anni, ero una ragazza diversa dalle mie amiche. Quando andavo a ballare, c'erano le feste nelle case in cui i genitori cercavano di trovare i fidanzati alle figlie. E io diventavo pazza, dicevo, ma come? Mesi fa ero uno stück, ero un pezzo. E adesso mi chiedono, vuoi ballare? Ma io non... Era stato così tremendo cercare di essere uno stück che ce la faceva, che non sapevo avere 16 anni, non sapevo averne 17, ero più vecchia di come sono adesso. Adesso sono molto meno vecchia di come ero allora, perché adesso ho avuto la forza e la fortuna di conoscere l'amore, di dare la vita, diventare nonna, che è una cosa stupenda. Che parole importanti, dobbiamo riascoltarle bene bene una a una. Poi c'è una cosa che vorrei dire prima di salutarla. Le conseguenze non passano mai, naturalmente, non soltanto le ferite nell'animo, la disperazione, le perdite, la consapevolezza, ma anche cose più minute che non ti abbandonano mai. Lo si capisce dai racconti della signora Segre. La paura che si prova ancora nel vedere un cane lupo. Ah sì, certo. Un camino. Lei non ha mai avuto, la signora non ha mai avuto un camino in casa. Un camino che potrebbe essere un camino, ma non l'ho mai acceso. Addirittura la lingua tedesca, che peraltro è una lingua anche importante, dove sono state, con cui sono state scritte e dette cose bellissime nella storia della letteratura, è una lingua che fa paura. E poi mi ha stupito una cosa. Lei dice che il sapore della libertà è stato un'albicocca secca. Beh, ogni tanto qualcuno mi regala delle albicocche secche dopo che abbiamo parlato, che ho parlato. Beh, perché io sono stata testimone della storia che cambiava. Durante l'ultima marcia, ero già nel nord della Germania, quindi
ho visto dopo la carta geografica di quanto avevamo camminato. E dopo il campo di concentramento di Auschwitz i prigionieri vengono portati via quando ormai sono imminente la liberazione, stanno per arrivare, sì, i russi, certo, a liberare, quindi incomincia quella cosiddetta marcia della morte, perché marce varie per allontanarsi dal campo. E a un certo punto, era proprio l'ultimo giorno della mia prigionia, 700 chilometri, il primo maggio del 1945, e avevamo già visto gli ufficiali tedeschi mettersi in mutande, mandare via i cani, mettersi in borghese, scolarsi a noi, fuggivano, avevano paura di noi, che era un cambio di ruolo a cui non abbiamo avuto neanche tempo di prepararci. Quando arriva la prima camionetta mai vista prima, americana. E non sapevamo bene chi fossero questi soldati in Technicolor, che erano fantastici. Dopo, quando io ho visto con i miei figli e i miei nipoti quei film, certo, e ho detto, ma erano così anche reduci da aver combattuto il giorno prima? E a un certo punto da un camion buttavano di tutto sulla gente. Cioccolata, sigarette. Cioccolata, sigarette e della frutta secca. Io mi ricordo che mi arrivò addosso un'albicocca secca. Io ero allora 32 kg, pesata il giorno dopo, in un ospedale americano, e mi con gran fatica raccolsi questa albicocca, me la misi in bocca. Era fantastica. Era il sapore della libertà. Adesso le mostro, infine, le parole della sua collega Elena Cattaneo, senatrice. Anche. Certo, abbiamo scelto i tre senatori presi dalla società civile, insomma, che sono diventati senatori a vita come lei, e con cui chiudiamo questa conversazione. Prego. Sono felicissima per questa nomina e spero che il Senato e l'intero Parlamento sappiano cogliere ogni opportunità dalla sua testimonianza. Questo vale per noi e per l'intera nazione. Alla senatrice a vita Liliana Segre, che immagino immersa in una valanga di emozioni legata a questa nomina altissima per tutti noi, a lei davvero auguro di vivere questo nuovo momento di servizio per il Paese con la serenità e la forza che la contraddistinguono. E avrà tutto il mio sostegno e sono certa che avrà tutto il sostegno del Parlamento. Che carina, che carina. Signora Segre, senatrice. Bacino. Due. È stato un grande onore. Un grande. Venga qua, la porto qua. Grazie. Guardate che sorpresa! Lucianina! Ma che meraviglia! Bacio anche alla Lucianina! Ma sì! È veramente un grandissimo onore! Grazie, che bello! Tanto, tanto affetto! Gratitudine! Grazie infinite! Allora si può anche ridere, non solo piangere. Certo! No, ma poi lei è l'emblema della vita, è la vita che, sì, ha ragione Luciano, combatte tutto quanto e va avanti. È stato bellissimo sentire quello che ha detto. Io ho capito la guerra sentendo Mario Rigoni Stern, e ho capito, certo, l'Olocausto sentendo lei. E questo sarò grata a lei e credo anche moltissimi italiani per sempre. Grazie. Grazie mille. A presto.